Buonasera a tutti, grazie per essere qui stasera. Dirò due parole perché poi non voglio rubare tempo, soprattutto ad Anna che ci racconterà qualcosa di importante. Semplicemente, quest'inverno, quando abbiamo iniziato a sentir parlare di questa guerra, quando è scoppiato questo conflitto, c'è stato un grosso movimento, una grossa sensibilità in generale in Italia o comunque da parte dei cittadini e anche qui a Olginate nel nostro territorio. Sono state fatte tante raccolte fondi, le persone si sono mobilitate e io credo che abbiamo forse vissuto per la prima volta un conflitto che era veramente molto vicino a noi, non solo geograficamente ma anche per le immagini che vedevamo, per quanto le persone che abbiamo visto soffrire questa situazione e scappare dal conflitto, fossero simili in realtà a quello che siamo noi rispetto a altri episodi che ci sono stati in questi anni. Come sempre, però, dopo un momento di grossa empatia, un po' se ne è smesso di parlare e oggettivamente le persone poi tornano ai propri problemi, alla propria quotidianità. Del resto, viviamo in un'epoca in cui ne abbiamo comunque tanti di problemi, anche qui. E quindi quando sono stata contattata per la proposta di fare questa mostra, ho pensato che era veramente una bella occasione per tornare un pochino a sensibilizzare le persone e parlare di questo argomento, di questo conflitto, affinché l'attenzione rimanesse alta. E quello che mi è piaciuto della proposta di questa mostra è che diversamente da una mostra fotografica che parla di guerra e che ci si può aspettare rappresenti immagini soltanto di guerra e proprio di conflitto, questa mostra, come probabilmente avrete visto, chi di voi l'ha già visitata, rappresenta proprio le persone, la sofferenza delle persone, soprattutto delle persone che sono rimaste senza casa, che improvvisamente si sono visti la propria casa distrutta. E per cui credo che questa cosa ci possa aiutare a maggior ragione ad avere una sensibilità verso una parte di mondo dove sta succedendo qualcosa che riguarda anche noi, che ci riguarda da vicino, perché comunque vediamo una situazione che sembrerebbe impossibile, invece in realtà può capitare che dall'oggi al domani la tua casa non ci sia più. Io quindi ringrazio tantissimo le persone che si sono date da fare per questa mostra e per questa raccolta di fondi, perché poi lo scopo, come ci spiegheranno, è anche di raccogliere dei fondi per aiutare questa popolazione. Quindi ringrazio le associazioni che si sono impegnate per questa attività. Ringrazio Armando Crippa dell'associazione Cassago Chiama Chernobyl, che è, diciamo, l'associazione promotrice di questo evento. Ringrazio Roberto Arlati che si è impegnato per tutta l'organizzazione pratica, Anna che poi conoscerete e che ci racconterà davvero il vissuto di queste persone, delle immagini che vediamo nella mostra. E ringrazio le associazioni olginatesi che come al solito si sono attivate non appena le ho contattate e coinvolte per far sì che accanto a questa mostra ci fosse una partecipazione attiva anche proprio di Olginate e di noi olginatesi, quindi la scuola di musica Project Rock School Concertando, che stasera ci hanno aiutato organizzando questo concerto, la Proloco che stamattina ha organizzato una colazione per i bambini e oggi organizzerà poi un rinfresco, un aperitivo finale, e Scuolaboriamo Piedibus che stamattina, attraverso l'idea di far partecipare i bambini portando un disegno che poi ha creato un simbolo di pace, hanno portato qui veramente tante famiglie. Stamattina c'erano tantissime persone ed è stato bello vedere i genitori con i bambini venire, guardare anche le foto. Ci sono stati momenti in cui magari anche i bambini si sono interessati, qualcuno ha chiesto a Anna, le famiglie spiegavano anche a loro il significato di queste immagini. Quindi diciamo che come sempre, come quasi sempre, mi trovo a ringraziare davvero
le associazioni del nostro territorio perché in qualche modo sono sempre disponibili e fanno sì che si crei un contesto di partecipazione attorno a situazioni come questa. Direi che prima di entrare nel fulcro dei racconti di Anna, lascio magari due parole a Armando Crippa, così ci racconta qualcosa della sua associazione e del motivo per cui è nato questo progetto. Niente, pensavo di dare la parola prima a Danna, vabbè, volentieri. Spiego come è nata la nostra associazione nel 1996, sull'onda emotiva del disastro nucleare, e quindi abbiamo promosso questa iniziativa in questi anni, siamo riusciti a formare una rete importante nel territorio che ha dato proprio si è messa a disposizione prima di tutto per l'ospitalità ai bambini. E sappiamo anche che anche alcune famiglie di Olginate hanno dato la loro disponibilità e con loro e con tanti altri paesi siamo in questi anni ininterrottamente, ci ha fermato solo il Covid nel 2021. E 2020-2021 siamo riusciti a portare in Italia presso famiglie quasi 3.000 bambini. A fianco a questo progetto, che è quello più importante, abbiamo in questi anni portato aiuto e la nostra solidarietà del territorio, non solamente dell'associazione, agli enti, agli istituti della regione di Cernigo principalmente. E soprattutto, cioè oltre alle scuole, soprattutto agli ospedali. In questi anni noi l'ospedale regionale l'abbiamo dotato di moltissime attrezzature che con i bandi promossi dalla Regione Lombardia noi partecipavamo e ci sono stati assegnati. In questi anni abbiamo consegnato 300-400 lettri di degenza, apparecchiature come la TAC, ecografi, letti di degenza per la dialisi, un mammografo e ancora oggi in questi anni di Covid purtroppo i bambini non possono essere ospitati per via della pandemia, però noi non ci siamo fermati e proprio di questi giorni noi siamo riusciti ad avere un'ennesima attrezzatura con un bando sempre di Regione Lombardia che abbiamo ritirato a luglio a Esini ed è un angiografo, un'apparecchiatura importante per la cura del cuore, quindi effettivamente ne hanno effettivamente bisogno. È arrivato il primario, è arrivato con il loro ingegnere, hanno visto l'attrezzatura ed è stata smontata a livello per poi essere riutilizzata. Recentemente abbiamo smontato e portato presso il magazzino della ditta, il trasporto che senza il quale noi ben poche cose potremmo aver potuto realizzare, abbiamo consegnato ritirato oltre all'angiografo anche uno studio dentistico completo con due poltrone. Quindi questo materiale, se non ci sono inghippi dell'ultimo momento, pensiamo di caricarlo questo mercoledì con un tir. Che andrà ancora a questo ospedale. Però voglio anche sottolineare quanto è stato fatto dopo che è scoppiata la guerra. Purtroppo noi ci siamo mobilitati con due centri di raccolta, uno a Lecco e un altro proprio presso la ditta di trasporto che ci ha messo a disposizione il loro magazzino con due punti di raccolta. E in questi due punti sono arrivati e abbiamo visto davvero la generosità del nostro territorio, dei nostri comuni, delle nostre associazioni che ci hanno davvero subissato di materiale e in qualche modo siamo andati anche un po' in crisi, ma davvero ce l'abbiamo messo tutta e siamo riusciti a spedire tantissimi camion e vi dico che in questi mesi, iniziando subito da maggio fino ad arrivare agli ultimi due a luglio, noi abbiamo consegnato qualcosa come 300, 250 tonnellate di alimentari, tonnellate.
Davvero questo per dire come è stata grande la generosità del nostro territorio. Ora spediremo questi due carichi con le attrezzature sanitarie, però abbiamo anche altri materiali da consegnare che sono indumenti, coperte, eccetera, che adesso comincia la stagione invernale e quindi sicuramente cominceremo con subito un camion dopo questo delle attrezzature sanitarie a spedire anche questo materiale che abbiamo ricevuto da tutti voi, dal nostro territorio, dalle associazioni che in qualche modo sono state impegnate, anche della provincia di Monza e Brianza. E recentemente siamo ben felici di poter dare una mano a questo gruppo per questa mostra che è itinerante e che grazie all'amministrazione comunale, al sindaco, all'assessore e anche qui a Olginate, poi so che andrà anche in altri comuni, prossimamente sarà alla Valletta Brianza, vero? E quindi e poi io ho preso contatti proprio in questi giorni con Costa Masnada, adesso vediamo come andrà. Quindi siamo ben felici di poter contribuire perché questa mostra va, come si diceva appunto l'assessore, poi come dopo spiegherà Anna, proprio direttamente alle famiglie che hanno visto la loro casa distrutta. Noi abbiamo sposato subito questo progetto perché con Cernigov noi siamo molto legati in tanti anni con l'ospitalità dei bambini, con tutto quanto vi ho detto, ma anche a molti bambini di questi che sono diventati adulti, ora sono qui come Anna del resto, che è venuta da ragazzina e adesso è qui e sta dando un grosso contributo per poter portare aiuto. Questi bambini che sono arrivati ora sono adulti, molti sono qui a studiare, sono diventati alcuni ingegneri, qualcuno si è diplomato. Abbiamo qui Augusto che la sua ormai figlia si è diplomata e fa un lavoro di infermiera presso presso un'associazione di pronto soccorso a Lecco, un altro è a Brescia, ma ce ne sono davvero tanti. Quindi davvero grazie e vi prego proprio con questa nostra iniziativa oggi di essere molto generosi perché non un euro andrà perso, ma andranno direttamente per la ricostruzione di queste famiglie che hanno avuto la casa distrutta, davvero. E questo, come ha detto prima l'assessore, il problema lo sentiamo in TV tutto quello che sta succedendo, ma va un po' come se fosse un'abitudine, come se fosse una routine, ma davvero comunque la gente muore ancora e c'è bisogno davvero ancora della nostra solidarietà, anche se stiamo passando anche noi momenti non troppo facili, lo vediamo tutti i giorni, però noi cercheremo di dare tutto il massimo per dare questo aiuto ai nostri amici ucraini. Quindi grazie davvero per quanto riuscirete a fare e a realizzare. Grazie ancora. Anna, vabbè, non c'è bisogno di presentazione, si presenterà da sola. Va bene. Buonasera, cari signori. Io sono incredibilmente fortunata e grata di essere qui e di presentare il nostro progetto fotografico che è molto importante per il mio paese e che parla della mia città natale che si chiama Chernigiv. Chernigiv si trova al nord della Ucraina, al confine con la Russia e la Bielorussia. È stata circondata dai primi ori della guerra e più di un mese è stato su continui bombardamenti sulla infrastruttura civile. È anche diventata una delle città più distrutte dell'Ucraina dopo l'invasione della Federazione Russa. Sebbene la città non fosse sotto occupazione, questi tempi furono più difficili nella storia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Non c'era elettricità, acqua e gas. L'unico ponte che fungeva da collegamento tra la città di Kiev e tutto il resto Ucraina, da dove arrivano gli aiuti e medicine, è stato fatto saltare in aria. E la città è stata bloccata,
per più di 2 settimane. A Chernihiv gli occupanti hanno commesso più di 20 crimini contro il patrimonio culturale e più di 100 sulla infrastruttura della città. Sono stati distrutti più di 10.000 appartamenti e 700 case private. Dopo l'evacuazione sono rimasti 100.000 persone in città, delle 300.000 che vivevano a Chernihiv prima della guerra. Ad aprile le truppe russe sono spostate e la città è sopravvissuta e ha ricevuto un titolo onorifico della città eroica dell'Ucraina per l'eroismo dei cittadini e forze armate nella difesa della nostra città. Ora Chernihiv sta prendendo la vita, la gente comincia a lavorare e pensare al futuro. E a marzo la guerra ha portato me e la mia famiglia qui in Italia e ho sentito molto fortemente che devo dire la verità su quello che sta succedendo a casa mia e con la gente civile e cercare di aiutare le persone che sono più fragili, le persone che non potevano evacuarsi, sono le persone anziane. E quando un razzo colpisce il suo tetto non hanno vita avanti per ricominciare tutto da capo. Ecco perché il nostro progetto si chiama Dach e traduce come tetto in italiano e simboleggia la tranquillità di casa che volevamo creare a tutte queste persone sulle nostre opere. Perché tutti noi siamo figli e nipoti, e la famiglia è più importante e noi facciamo tutto per salvarla. E adesso noi ucraini in tutte le parti del mondo siamo una famiglia e siamo molto grati a voi tutti che in questo momento tragico sentite il nostro dolore. L'idea del progetto fotografico è nata quando ho visto le foto dei miei amici fotografi professionisti che fin dai primi giorni hanno filmato i tragici eventi sulla nostra città. Loro facevano volontari, portavano cibo e acqua alla gente. E li ho invitato a documentare la situazione sugli anziani perché la fotografia come forma d'arte può attirare chiunque e dare la migliore empatia, perché volevo mostrare tutto il mondo la situazione di emergenza a casa mia e cercare di aiutare le vittime innocenti. Anche perché la guerra continua e ogni giorno raccoglie i vittime innocenti. E io credo che da qui, dal pace e dalla tranquillità, noi dobbiamo dare un mano e rendere qualcuno felice di nuovo. Ecco perché il scopo principale del nostro progetto è raccogliere fondi per migliorare le condizioni della vita delle 24 famiglie di Chernihiv. Tanti di loro hanno completamente perso le loro case e hanno bisogno dei materiali, delle case mobili. Quelle che hanno parzialmente perso le case adesso hanno bisogno di elettrodomestici mobili. Per oggi abbiamo già fatto tanto, lavoriamo sul progetto più di 5 mesi. La mostra ha girato un po' la zona e grazie alle donazioni di tante persone gentili abbiamo già ricostruito 9 tetti, muri per le 11 case, installato più di 15 finestre, comprato forni e stufi per le famiglie anziane perché l'inverno non è lontano. La nostra squadra lavora in Ucraina e qui in Italia, però c'è ancora tanto da fare. In questi mesi del lavoro sotto il progetto, con il scopo della beneficenza, abbiamo scoperto un altro aspetto molto importante che non dobbiamo dimenticare
abituare alla guerra, perché la guerra per noi non è una guerra per il territorio, è una guerra per la libertà, per i valori in cui l'Ucraina non vuole stare sotto la dittatura russa, ma vuole essere una comunità europea e vivere la sua vita felice. E se guardate in occhi di ogni eroe del nostro progetto, con il dolore e tanta disperanza, potete vedere anche la speranza in futuro migliore che ogni di loro augurano al suo paese e ai suoi figli e nipoti. Io credo che noi insieme possiamo dare questa possibilità di futuro migliore. Grazie a voi per il vostro sostegno e grandi cuori. E volevo nominare quelli senza quali non è stato possibile niente, e Roberta Valsecchi, l'assessore della cultura, grazie, Marco Passoni, il sindaco di Olginate, e tutte le associazioni che hanno sostenuto il nostro progetto. Adesso abbiamo un film dove, scusa, 10 minuti. È praticamente un film più lungo, però queste sono le interviste di tutte queste famiglie che abbiamo nelle opere, e loro parlano come è successo con la sua casa. Grazie mille e buona serata.
direi che possiamo passare un attimino, dopo un momento sicuramente penso per tutti noi di riflessione, penso che per tutti queste immagini che abbiamo appena visto fanno scattare una serie di pensieri, come dicevo prima, legati a una situazione che non è così lontana e così impossibile che succeda in ogni casa, in ogni famiglia, insomma. Non so voi, ma io guardando il signore all'inizio penso che potrebbe essere per ciascuno di noi il papà, il nonno, comunque qualcuno che abbiamo molto vicino. Adesso magari superiamo questi pensieri anche facendoci aiutare dalla musica, che credo che sia un qualcosa che fa sempre bene. Certo, non risolve una guerra, non risolve la povertà, non ricostruisce la casa delle persone, però credo che sia comunque qualcosa che ci può accompagnare nei pensieri e anche nella condivisione di questa sofferenza. Quindi lascio magari la parola a Stefano, se hai voglia di presentare le musiciste. Sono docente Natalia Nagorna della scuola di Olginate di pianoforte con una sua cara amica violinista. Si presentano da sole e ci tengono a dire due parole perché entrambe sono ucraine e quindi vedendo queste cose vogliono dire qualcosa. Prego Natalia. Sì, grazie Stefano. E allora, il direttore della mia scuola mi ha chiesto di questo intervento musicale e mi ha spiegato che sarà una mostra di case distrutte di Chernigov. Allora, io non sono di Chernigov, sono di una città che si chiama Poltava. Questa città si trova in centro di Ucraina e per ora non è toccata, cioè non è distrutta. Io ho la mia mamma con me, l'ho presa con me, e la mia mamma prega ogni sera che la città non è toccata, che rimanga così, che rimanga sana, che io ho anche mio fratello là. Però guardando la mostra, cari signori, io non ce la faccio suonare subito Mozart. Allora, io ho preparato Mozart con la mia amica violinista, però Mozart in sol maggiore, io non so se vi dice qualcosa, tonalità sol maggiore, tonalità della gioia, di sole, di vita. Io ho avuto un po' di lacrime, quindi mi scuso, sono un po' agitata, perché da quello che ho visto non ce la faccio suonare sol maggiore. Quindi inizio da un notturno che non era programmato, un notturno di Frédéric Chopin, non è il minore, è sempre il maggiore, però che è un po' più adatto a questa, a questo filmino documentario, e poi passiamo a Mozart, va bene? Quindi mi scuso che non inizio subito con Mozart, mi scuso anche con la mia amica violinista Daria, ok? Quindi presento un notturno di Chopin, mi bemol maggiore. Quello che possiamo fare noi con la musica lo facciamo, è la nostra lingua con cui comunichiamo di dolore, di sentimenti, di tutto quello che succede. Thank you.
Mozart, Wolfgang Mozart, il concerto è di Sol maggiore. Sì, noi partiamo dalla parte 2 e poi facciamo parte 1. Oh. Facciamo prima? Sì. Cioè partiamo dall'inizio. Ok, questa mia amica violinista, Daria Zakharova. Ragazza che suona in orchestra di teatro alla Scala, ci ha dato una mano e siamo qua per voi. Thank you.
siete d'accordo, c'è ancora una parte di Mozart, un po' più romantica, un po' più lenta, anche bella. D'accordo? Thank you.
Noi abbiamo finito. Allora, grazie mille, grazie a voi, e come avevo appunto detto prima, avevo immaginato, avete confermato che la musica, anche se non risolve la situazione di cui abbiamo parlato fino a pochi minuti fa, ovviamente, però ci aiuta a assorbire anche le immagini che abbiamo visto prima. Però non dimentichiamoci quello che abbiamo visto, e a chi è arrivato magari quando il concerto stava già iniziando, suggerisco di fare veramente un giro con calma a guardare le foto della mostra, perché sono delle foto veramente importanti e molto espressive in quello che vogliono trasmetterci, in quello che vogliono raccontarci. Trovate dove c'è la mostra fotografica anche una cassetta che serve per una raccolta di i fondi che verranno raccolti, come è stato detto all'inizio per chi è arrivato dopo, verranno destinati al finanziamento di una soluzione abitativa per le persone che hanno perso la casa sotto i bombardamenti del conflitto in Ucraina. E quindi se potete, se volete lasciare qualcosa nella cassetta, poi sui volantini trovate comunque tutte le indicazioni per fare un'offerta all'associazione in altre modalità, con bonifici o quant'altro. E ci sono anche, trovate dei libri con tutte le fotografie che sono esibite, anche altre, sono ad offerta libera, quindi chi vuole può appunto fare una donazione e prendersi un libro, anche una maglietta. E poi all'uscita adesso abbiamo un rinfresco che è stato offerto gentilmente da Bloco, Aido e Avis, e quindi poi insomma dopo la mostra potete fermarvi. Anna sicuramente è qui con noi, quindi se qualcuno vuole magari chiederle qualcosa, lei, ho visto anche stamattina, è molto disponibile, contenta di poter condividere comunque le sue emozioni, i suoi racconti, e quindi sicuramente potrà rispondere a qualche domanda per chi ha voglia di farle. Grazie a tutti e buona serata.